Buonasera a tutti, eccoci per la diretta. Vi aspettiamo, vediamo in quanti vi collegate. È una bellissima serata estiva. Ci siamo appena sentiti poco fa con il professor Montanari. Tra breve ve lo presento, ma prima voglio accogliere voi, così quando arriverà il professor Montanari ci saremo un po' tutti. E sono molto emozionata perché non conosco il professore che mi ha poi gentilmente dato il permesso di dargli del tu. E stavo proprio un po' riflettendo, no? In fondo questa è anche, se volete, proprio la situazione di partenza, no? Di quando due persone si incontrano e quanto è nutriente riuscire a connettersi, a sintonizzarsi e a sentire che c'è veramente uno scambio. Credo che la connessione tra individui, al di là che ci sia o meno un'esperienza amorosa, sia uno dei desideri fondamentali di ogni essere umano. E quindi io sono molto curiosa di vedere che cosa succederà a me e cosa succederà al professor Moreno. Perché uno dei messaggi credo più importanti che emergono dal suo libro che vi mostro è questo qua, Gli equivoci dell'amore, che vi invito a leggere perché è veramente molto bello. Dicevo che uno dei desideri che attraversano l'essere umano, ancor prima di nascere, ovviamente non sotto forma di desiderio, ma è proprio l'esperienza della connessione e di quanto questa connessione sia ogni volta trasformativa e fonte di grande nutrimento, di grande vitalità. Quindi credo che in senso molto lato l'esperienza amorosa, l'esperienza erotica, sia parlare d'amore significa comunque aprirsi ogni volta ad un'esperienza vitale, dove scoprire chi sono io nel momento in cui incontro questa persona. E questo credo che sia il dono più grande che avviene ogni volta che ci apriamo a questo mistero che è l'incontro con qualcuno che non conosciamo. A volte pensiamo di conoscerlo perché l'abbiamo sposato, ci siamo fidanzati, però forse riuscire a coltivare questo senso dell'estraneità e la capacità di tollerare l'incertezza, ed è l'incertezza di cui vi sto parlando io, l'incertezza di non sapere che cosa succederà, ma contemporaneamente il sentirsi in contatto con questa sorta di eccitazione, cioè in che modo questo incontro mi potrà trasformare. E questo, se volete, è già stare dentro un'etica amorosa, nel senso che l'obiettivo di un incontro amoroso, proveremo poi a approfondirlo con il professor Montanari, non è la conferma di ciò o di chi siamo, ma proprio la scoperta di chi siamo. Quindi non è un contratto, una polizza assicurativa. E non è un caso che infatti il professor Montanari mi ha detto: io non voglio sapere le domande che mi farai. E lo trovo molto coerente con il discorso amoroso, il discorso sull'amore che fa nel suo libro. Questa conferenza nasce nel progetto del Festival della Consapevolezza che abbiamo pensato con il comune di Mozzo, di cui ha il patrocinio, e avevamo pensato ad ottobre a un percorso dedicato proprio al volersi bene, sia declinato verso noi stessi che verso l'altro, ma in fondo è sempre un po' la stessa cosa, no? Anche dentro di noi alberga un estraneo col quale è difficile costruire una relazione d'amore.
E certamente non pensavamo che nell'invitare i relatori ci saremmo trovati in questa situazione, cioè di attraversare tutta l'esperienza d'emergenza che noi sappiamo. E quindi stasera il tema, che è sicuramente un tema che noi vedevamo come centrale nel percorso del festival, ripropone la sua centralità, forse ancora con maggior forza in questo momento d'emergenza. Sono molto contenta, no? Voi sapete che tutte queste conferenze, a parte questa del festival che era già prevista, ma tutte le altre che col Centro Divenire abbiamo organizzato, sono conferenze che hanno avuto anche un po' la spinta, l'idea un po' simbolica di far venire qua, sapete che io abito ad Alzano, nell'epicentro di questa tragedia del Covid, anche proprio per riuscire, no, per il tramite di persone con una grande levatura di tipo culturale, oltre che psichica, di continuare a stare nel discorso della vita e di quello che ci sta succedendo. Io l'ho sentita come una spinta, innanzitutto per me, perché mi faceva stare in uno spazio vitale, poi come movimento di cura rispetto a un territorio che veniva così tanto ferito. E sappiamo anche quanto le coppie abbiano fatto moltissima fatica e stanno facendo molta fatica in questa esperienza. Quindi il mio augurio per stasera è che nascano delle parole dove le coppie, le persone possono nuovamente ricontattare il proprio filo conduttore, il filo esistenziale, e forse chi meglio può fare tutto questo se non un filosofo. Allora, vedo che ci siete un po', siete già un'ottantina, sono molto contenta di questo, quindi benvenuti. Vi ricordo che potete farvi vivi anche solo scrivendo un messaggio. Sapete che le dirette in Facebook sono particolarmente faticose perché non è come una piattaforma Zoom, è molto difficile interagire, ma sentitevi veramente liberi di scrivere le vostre domande e magari anche di palesarvi con un ciao, sono qui o semplicemente testimoniare qualcosa che vi sta succedendo, in modo che magari riusciamo anche a entrare un po' a proposito di connessione, in connessione con voi e a creare quell'intimità a cui si presta molto bene questa serata. Allora, vi presento Moreno Montanari, che è un analista filosofo e socio fondatore di SABOF, Società degli Analisti Biografici e Orientamento Filosofico. Moreno insegna alla scuola in analisi biografica a orientamento filosofico di Filo e mitobiografica, Scuola del Mestiere di Vivere. Nei suoi lavori editoriali e seminariali propone l'integrazione della prospettiva psicanalitica con lo sguardo delle filosofie occidentali e orientali e gli insegnamenti delle diverse tradizioni spirituali rivisitate in chiave laica. Tra le sue pubblicazioni, il Tao di Nietzsche, Hadow e Foucault nello specchio dei greci, la filosofia antica come esercizio di trasformazione, la filosofia come cura, vivere la filosofia, gli equivoci dell'amore, di cui parleremo stasera. Moreno Montanari collabora stabilmente alla rivista di psicologia analitica e alle pagine culturali della Repubblica e di Doppio Zero. Eccolo qua. Buonasera Moreno. Buonasera Gloria, buonasera a voi che non vedo, Allora, sì. ma con i Allora, quali spero parlerò. sì, o forse io dovrò farmi un po' tramite di tutto questo. Mentre stavi un po' nelle quinte, hai ascoltato un po' l'introduzione che ho fatto. Sì, e devo dire, mi ha lusingato naturalmente con parole molto belle, forse esagerate nei miei confronti, ma già molto stimolanti. Partiamo da quello che mi è un po' risuonato, ecco. Sì, spero anch'io, senza falsa modestia, che questa serata possa offrire a chi ci ascolta, a chi ci sta guardando, delle parole in grado, delle parole, dei pensieri
grado di germogliare, di chiamare alla vita. Io considero la filosofia maieutica proprio in questo senso qua, cioè chiama alla vita. La maieutica nel senso che fa riaffiorare le presunte verità che avremo dentro di noi, ma di cui non siamo consapevoli, no? Quella più è la consapevolezza, certamente importante, ma credo che la filosofia maieutica sia una spinta, un invito a esprimersi, quindi un invito a far nascere potenzialità inespresse, magari trascurate, delle quali non ci siamo presi abbastanza cura, che non hanno trovato lo spazio di esprimersi. Questo perché naturalmente mi appoggerò sulle spalle di giganti, dei quali probabilmente avrò possibilità di parlare. Poi mi è anche molto piaciuta l'introduzione relativa all'emozione dell'incontro e alla imprescindibilità della relazione. Ecco, questa è una cosa che mi sta molto a cuore ed è forse ancora più evidente in questo periodo particolare nel quale ci troviamo. Noi siamo relazione. Siamo proprio intrinsecamente relazione. Cioè non c'è prima un individuo che poi si estrinseca in una serie di relazioni che in qualche modo lo intessono, no? Di cui si prende cura. No, noi siamo intrinsecamente relazioni come sistema organico, ma proprio come individui. E abbiamo preso un virus che probabilmente è nato in Cina, pur non essendo stati mai in Cina, molti di noi. E agiamo e non agiamo tenendo conto delle persone che potrebbero essere intaccate dal virus, oppure potrebbero essere preservate con la nostra azione. Cioè, anche stando dentro casa ci rendiamo conto che la nostra inazione è resa possibile la nostra salute, la nostra tranquillità, sono rese possibili dalla relazione degli altri che ci strutturano, ci intessano. Noi senza relazioni semplicemente non potremmo esistere. Nasciamo da una relazione e sviluppiamo relazioni che ci possono talvolta intossicare, talvolta invece alleggerire o dare slancio, ma che sostanzialmente ci costituiscono. La relazione d'amore, che immagino più di voi penseranno in termini di relazione di coppia, è una relazione particolarmente significativa, nella quale entrano in gioco molte cose, molti aspetti della vita. Io la considero l'esperienza ricapitolativa della vita, un'esperienza forse pari soltanto all'esperienza della morte, soltanto che la morte molto spesso un'esperienza che chiude, magari ci fa fare un montaggio straordinario della nostra esistenza, ci fa passare in rassegna le reali priorità. Di nuovo, in questo periodo, probabilmente a non pochi di noi è capitato di rivedere le proprie gerarchie di valori. Cosa è davvero importante, che cosa non lo è, perché il pensiero della morte, la paura della morte si sono affacciati in maniera più concreta di quanto magari non accadesse prima. Ma certamente, ecco, è un pensiero che può anche schiacciare, mentre l'incontro con l'amore ha la stessa potenza ricapitolativa, cioè chiama in causa l'intera vicenda biografica dell'individuo e, se avrò modo di spiegarlo, anche mitobiografica, ma apre. Sostanzialmente l'amore apre scenari, invita a trasformazioni, è un grande propellente per la vita. Adesso mi limito ad accennare a queste cose, così come al fatto che effettivamente nella relazione noi possiamo conoscerci, possiamo proprio conoscerci in virtù dell'altro. Hannah Arendt dice che parlando e agendo gli esseri umani conoscono se stessi. È anche molto semplice, io posso avere un pensiero in testa, posso pensare di essere convinto di sapere qualcosa, ma lo so davvero soltanto quando sono chiamato a discuterne con qualcun altro, a renderne conto. E l'incontro con l'altro spesso mi fa conoscere qualità che non sapevo di avere. Io no. Potrei non sapere di essere coraggioso o
affettuoso o qualsiasi altro aspetto della vita, se l'altro non mi offrisse l'opportunità di sviluppare questo aspetto di me. Bruce Wayne ha detto che noi, l'altro contiene un'immagine di noi, un segreto di noi, l'altro è in grado di offrirci uno sguardo su un segreto di noi che non conosce, ma per il quale è necessario. Questo, poi concludo, è importante perché quando si dice che l'altro ci offre la possibilità di capire chi siamo, bisogna stare attenti a non equivocare, no? Perché ciò che l'altro dice di noi talvolta riguarda noi, ma talvolta riguarda l'altro. Questa è un'esperienza che abbiamo fatto tutti, no? Sentirci attribuiti pregi magari o difetti più facilmente che probabilmente sono più nell'occhio o nella storia di chi li esprime piuttosto che nelle nostre corde. Non in questo senso, è proprio nel senso che l'altro ci offre l'opportunità di accedere a parti di noi che altrimenti potremmo non conoscere. Ma stai dicendo un po', mi fai venire in mente la tesi di Eros e conoscenza appunto, di Lou Andreas Salomé, che più di 100 anni fa ha scritto delle cose estremamente freschissime, no? Per chi non la conoscesse, Salomé è stata un'intellettuale che ha avuto relazioni con persone del calibro di Freud, di Nietzsche, di Rilke, che tu citi spesso nel tuo libro. E la sua idea è proprio questa, no? Che dentro l'esperienza amorosa io conosco me stesso. Però ci sono tutta una serie di implicite per riuscire a fare questo, che è la capacità, no, di aprirsi a ciò che è sconosciuto, a stare dentro uno spazio di incertezza, di insicurezza, mentre quello che noi vediamo è che tendenzialmente gli esseri umani cercano di ridurre l'altro a qualcosa, come dire, a una variabile il più possibile definita. Io spesso uso il termine addirittura che riduciamo l'altro a una polizza assicurativa, dove l'altro, come dire, ci deve, anziché rimandare a noi chi siamo, anziché rimandare a un'esperienza ricapitolativa, a volte dentro, no, ci chiediamo e anche soffriamo per questo, di avere una conferma del nostro valore, una conferma che siamo importanti, una conferma addirittura di essere desiderati. Quindi sembra che quel discorso che fai tu, come in qualche modo tu citi all'inizio, citi spesso anche la Maria Zambrano, no? Che dice non c'è posto per l'amore. Forse potremmo anche proprio parlare di questo, perché l'amore che io ti ho appena descritto, ad esempio, non possiamo considerarlo amore dal vertice che tu hai appena presentato, cioè l'amore, la conoscenza, no? Se quindi tu parti con un'idea di Eros e conoscenza, esploriamo. E io invece parto con l'idea che invece io vorrei essere invece come essere confermata che vado bene così e che sto facendo del mio meglio e che se tu non mi confermi in questo io non mi sento amata. Credo che siamo già nello spazio in cui forse non ci capiamo e forse nascono degli equivoci. Che ne dici, Moreno? Sì, certo, sì. Interessante questa modalità di porre la domanda. Sì, certo. Allora, proviamo a mettere dei puntini sulle i, no? Dato che più volte mi hai presentato come professore, fammelo fare adesso. Un minuto. Allora, partiamo da un possibile equivoco che vorrei subito invece fugare, no? La domanda che cosa sia il vero amore personalmente non mi interessa. Trovo che sia una domanda, insomma, oso dire stupida, ecco. Nel senso che chi può mai dare una risposta del genere? Ma innanzitutto, poi, a che pro? No? È una domanda che filosoficamente si potrebbe dire metafisica, no? E metafisica, tra virgolette, diciamo negafiche, cioè la ricerca di una risposta universale, valida in tutti i casi, in tutte le epoche, per tutti i generi, per tutte le età, insomma,
appunto un desiderio di essere assicurati, no? Probabilmente, o di avere un riferimento molto stabile. Non credo che esista, per fortuna, ma comunque non la trovo interessante come domanda. Foucault invece dice non l'amore vero, non l'amore vero, ma l'amore veritante. Un véritable amour, cioè ciò che interessa sono gli effetti di verità dell'amore. Allora sì, la prospettiva nella quale io mi muovo è la prospettiva del connubio amore-conoscenza, nel senso che propongo l'amore, l'esperienza dell'amore, come un'opportunità di conoscenza, di più, come un possibile processo individuativo, come un'opportunità per diventare appieno se stessi, per esplorare la complessità della nostra psiche, con l'altro, in virtù dell'altro, ma anche essendo al servizio dell'altro. Certo, se io invece dall'amore voglio semplicemente, dipende appunto dal ruolo che attribuisco, faccio giocare all'altro, all'interlocutore. Se l'altro è strumento della mia realizzazione, se è strumento del mio rassicuramento, se è strumento narcisistico, sotto qualsiasi forma, e beh, certo, ha poco a che fare con l'amore, perché l'amore è gratuito, no? Quindi c'è un amore oblativo che forse in assoluto può essere anche supererogatorio, cioè qualcosa che non possiamo mai realizzare completamente, no? Ma se l'amore invece è, come dire, strumentale alla rassicurazione, strumentale al consenso, strumentale alla fine della solitudine, insomma, se allora io incontrerò una funzione, non una persona. Io non posso mai ridurre la persona a una funzione. Quindi è questo uno dei principali equivoci, è questo, che quando parliamo d'amore, di che cosa parliamo? No? Flaubert dice, ma non si dice forse amo i miei stivali, amo i miei figli, hanno lo stesso significato? Ecco, equivoco è una parola interessante secondo me, perché l'equivoco, per come l'ho proposto io, insomma, per come l'ho declinato in questo libro, non è semplicemente un malinteso, no? Un fraintendimento. Cioè, io intendo dire una cosa e invece tu ne capisci un'altra perché la parola è scivolosa. L'equivoco ha più che altro a che fare con il fatto che, è un po' hegeliana la mia lettura dell'equivoco, è che c'è una supponenza di sapere che cosa sia l'amore. L'amore sembra una cosa così ovvia che non c'è bisogno di interrogarsi su. E siccome sembra così ovvia, no? Se ne parla ovunque l'amore, no? Malissimo, per lo più, in maniera abusata, ma se ne parla tantissimo. Tutti noi siamo convinti, siamo spesso siamo convinti che l'amore sia quella cosa che abbiamo in mente noi e che sia così un po' per tutti. E poi scopriamo, come dice Platone, che due amanti che passano tutta la vita insieme non saprebbero dire cosa cercano dall'altro. O forse potremmo dire che siamo come Agostino quando dice che cos'è il tempo. Se non me lo chiedi, lo so, ma se devo spiegartelo, non lo so più. Lo stesso credo valga per l'amore. E quindi sicuramente molto spesso quando ci sentiamo dire non mi ami o ci sentiamo raccontare a qualcuno che non è sufficientemente amata o amato, si intende non mi ama come secondo me si dovrebbe amare, secondo la mia concezione d'amore. Ma molto spesso questa concezione non solo non è stata chiarita all'altro, perché in amore si vorrebbe essere capiti al volo, quasi se con un potere telepatico, no? Dell'interlocutore, dell'amato. Ma molto spesso noi abbiamo un'idea dell'amore che non corrisponde al nostro modo di viverlo. C'è un oiato, uno scarto tra l'idea, diciamo, l'intellettualizzazione e i nostri comportamenti. Allora, certo, il connubio amor, eros e conoscenza, che tra l'altro compone la parola filosofia, no? Che lo sappiamo bene tutti, che è amore del sapere, ma alcuni sostengono, Panica, per esempio, Lucy Rigalai, sostengono che si possa tradurre anche come sapere dell'amore. Ecco, questa è la prospettiva che sinceramente mi interessa. Quali effetti di verità possiamo sperimentare nella relazione amorosa? Un'ultimissima precisazione.
La filosofia ci insegna da Socrate, in poi almeno, che dire come stanno le cose è molto difficile. Pretendere di sapere quale sia la verità è appunto una pretesa, diciamo, illusoria, no? Certo, quasi tutti i filosofi si sono sperimentati dietro questa grande, come dire, ambizione. Ma ciò che in realtà ci hanno insegnato quasi tutti è a capire quando ce lo raccontiamo, cioè a distinguere le opinioni infondate da quelle più plausibili, no? Quindi magari che cosa sia vero amore è difficile dirlo, forse non è neanche così interessante dirlo, ma che cosa non ha a che fare con l'amore, questo è importante da capire, no? Questo si può fare. Vuoi iniziare ad elencarcelo? Cioè, come dire, quali sono le cose che equivochiamo la maggior parte delle volte? Ad esempio, una cosa che a me ha colpito moltissimo è il racconto, diciamo, che tu fai delle due navigazioni dell'amore. Cioè, come se tu quasi descrivessi una sorta di. Passami una parola molto rude, ma sai, sono una bergamasca, una sorta di meccanica dell'amore, cioè, come dire, cerca, come dire, disilluditi perché i passaggi obbligatori sono un po' questi, no? Che poi sono passaggi che in qualche modo ci vengono anche raccontati, ad esempio, dai miti come Eros e Psiche. Ma l'utilizzo della tua metafora, quella della navigazione, a me ha anche un po' richiamato come sottofondo il tema del desiderio, nel senso che se siamo dei naviganti abbiamo bisogno anche di una stella, no? E sappiamo quanto il desidera, no, ha a che vedere con la capacità di tollerare come dire, questa mancanza e anche di sentire quanto no, di Diotima ci insegna che l'eros, no, è figlio di Poros e di Penia, no? Tutti noi abbiamo prevalentemente l'idea che l'esperienza amorosa sia riconducibile a solo ed esclusivamente a qualcosa che ha a che vedere con l'abbondanza e si parla pochissimo invece della necessità, come nel desiderio, della mancanza. Quella mancanza che poi ci ripropone Lacan, no? Quando dice, no, che amare è dare qualcosa che non si ha e che l'altro non vuole, che sembra una cosa complicatissima, ma magari ce ne puoi anche un po' parlare, cioè entriamo addirittura in uno spazio dove il gioco amoroso ha a che vedere con un pieno e con un vuoto, mentre spessissimo quello che vediamo nelle relazioni, almeno che a me capita di vedere a livello clinico, è anche invece questa eccessiva condensazione, questa eccessiva saturazione, che tra l'altro penso sia stato uno dei problemi proprio diciamo, dell'amore ai tempi del Covid, cioè non avere la possibilità anche di non esserci per l'altro. Poi in realtà sappiamo che noi umani abbiamo un sacco di strategie per non esserci e per non darci all'altro. Insomma, ti ho messo un sacco di input, un'insalatona, vediamo cosa te ne fai, che cosa ti ha mosso. Va bene, se mi dimentico qualcosa ho l'impressione che Io te lo richiamo. mi chiamano pure, sì. Allora, vediamo, insomma, partiamo dalla prima questione che mi sembra mi ponevi, no? La prima e la seconda navigazione indicano, come dire, un percorso inevitabile, quindi siamo tutti dentro schemi chiari, ripetibili, non c'è nulla di, come dire, unico negli amori di ciascuno di noi, ma certo, c'è tutto di unico E perché siamo. questo è il primo lutto, Certo. tra Beh, da una l'altro. parte credo che sì, è un Ma po' come? Io così, pensavo un po' succedesse così. solo a me. Sì, un po' così, diciamo, insomma, ma pensavo di essere. Siamo sempre, ci muoviamo negli stessi schemi. Ecco, da una parte gli esseri umani si muovono dentro varianti antropiche, psicologiche, sociali, storiche, però ecco, queste varianti poi le reinterpretano. Quindi sicuramente, per quanto se ci possiamo raccontare
100.000 storie d'amore troveremo molte sovrapposizioni, no? Snodi analoghi, figure archetipiche sovrapponibili, tempistiche simili, però questo non cancella il fatto che poi ciascuno la vive in proprio e siccome ogni esistenza invece è diversa, sicuramente la specificità non viene annullata dal fatto di muoversi dentro alcune costanti, ma alcune costanti potrebbero esserci. Io almeno due, diciamo, macro aree le indico. Tra l'altro, rifacendo un film molto, molto bello, secondo me, fantastico per capire questi passaggi, che è To the Wonder di Malick, dove a proposito di cui io c'è l'amore, per chi non l'avesse visto, ma anche per chi l'avesse visto e magari si ricorda questo aspetto, è molto significativa questa cosa. È un film nel quale ciascun protagonista parla la sua lingua. Voglio dire che il film è girato in molte lingue. E quindi quando a parlare l'italiana, o anzi soprattutto quando l'italiana pensa la sua vicenda amorosa, perché quasi tutto il film è diciamo, il confronto di soliloqui, no? Anche questo è molto indicativo, cioè ognuno vive la propria idea d'amore, ma con se stesso quasi mai l'esprime all'altro. Ecco, quando parlano italiana, nel film si parla italiano, ci sono i sottotitoli, quando parlano francese, nel film si parla francese. Quando parlano inglese, uno spagnolo. E quindi l'amore si declina in molti linguaggi ed è in qualche modo intraducibile. Chi un pochino queste lingue le conosce si accorge, come sempre nei film sottotitolati, che c'è sempre qualche licenza, no? Non proprio fedele rispetto a quello che si è detto. Comunque, Puoi in ripetere il questo. titolo del film Sì, perché credo chiedono di ripeterlo. To To the the Wonder, lo Wonder. posso anche scrivere. Lo posso Sì, lo scrivere, scrivo giusto? io. Ok. Ce lo fai tu? Lo scrivo io. Sì, scrivi pure tu, To the Sì, Wonder, ok. di Malick. Ecco, quali sono questi due passaggi, anche banali se vuoi, no? Ma colgo. Sono il passaggio dall'innamoramento all'amore, no? È un passaggio che anche Lou Salomè, che tu prima hai evocato, significa molto bene. Soprattutto Lou Salomè dice, ma non ci si deve stupire che l'innamoramento abbia l'abito lucente con le paillettes. Gli si deve stupire che poi l'amore l'abbia tolto, non lo metta più. Allora, per l'innamoramento si intende la fase nella quale si è di fatto in luna di miele, cioè il solo pensiero dell'altro ci riempie la giornata, pronunciare il nome diventa un mantra, come ha scritto Battiato, il nome dell'amato diventa un mantra. Ci si guarda negli occhi, ci si capisce al volo, il mondo sembra essere lo specchio della bellezza interiore e viceversa. E tutto questo non è, come dire, anche chimicamente, una situazione nella quale si attivano delle sostanze che poi non possono fisicamente continuare a prodursi per un anno, 2 anni. E quindi è veramente una condizione di grazia straordinaria. In questa situazione si sperimenta, non è che ci si illuda necessariamente, anzi, di nuovo, può essere una vacanza dal principio di realtà o può essere una capacità di guardarlo più profondamente, no? L'amore rende ciechi? No, l'amore è veggente, permette di vedere quello che sta tra le righe, la possibilità che potrebbe emergersi, potrebbe però non realizzarsi, dice Heidegger tra gli altri. Ecco, allora, che cosa caratterizza questa fase dell'innamoramento? Sostanzialmente la massima apertura. Per rifarci anche a quello che dicevi tu prima, la saturazione. Quando gli amori iniziano, tutto è possibile. Ci sembra che tutto sia possibile. Da un certo punto di vista è vero, perché siamo nella fase massimamente feconda e tutte le possibilità della relazione sono ancora aperte. Ma c'è un grande investimento, c'è una grande fiducia. E in questa fase siamo spessissimo portati a dare il meglio di noi, non solo strumentalmente per fare bella figura, per conquistare l'altro, ma proprio perché questo stato di grazia è un innalzamento della potenza vitale, no? Questo lo dicono in tanti, ma insomma lo abbiamo sperimentato tutti, certo. Insomma, ne parla Spinoza, ne parla Nietzsche, ne parla, ma l'abbiamo sperimentato tutti, anche chi non c'è bisogno di tirare in ballo questi pensatori. L'amore finisce
quando invece ci sembra che nulla sia più possibile. Quando le scene si ripetono sempre uguali, quando la domanda non la pongo perché so già la risposta, quando mi sembra che tutto sia ormai incasellato in una condizione immutabile. Allora, tutto è possibile, nulla è possibile. È chiaro che siamo di fronte a due paranoie, no? Non è mai tutto possibile, non c'è nulla di impossibile, no? Siamo sempre nella condizione della possibilità. Nell'innamoramento, cioè, sicuramente noi ci innamoriamo anche di come l'altro ci fa sentire. Ci innamoriamo di quanto siamo belli, di quanto siamo audaci, di quanto siamo amati. E ci innamoriamo anche del potere che scopriamo di avere per l'altro. Quando questo potere cessa, perché magari non siamo più in grado di bastare all'altro da soli, no? E a volte addirittura se abbiamo l'impressione di non avere più il potere di rendere felice l'altro, scopriamo però che possiamo avere il potere di renderlo infelice. E spesso esercitiamo questo potere perché vogliamo sentirci importanti, ma dietro questo desiderio di sentirsi importanti c'è in forma distorta il desiderio di essere amati, però di essere amati come oggetto quasi magico, capace di trasformare la vita dell'altro, no? Di per sé, mentre l'amore è lo strutturarsi delle vicende delle persone, l'organizzarsi della loro vita. Naturalmente il sentimento è la condizione, come dire, sine qua non, no? Necessaria ma non sufficiente. Noi pensiamo che l'amore sia un sentimento, certamente che l'amore è un sentimento, ma è la somma di tutti i sentimenti, non è solo un sentimento, è una visione del mondo e soprattutto è qualcosa che assume la forma della nostra personalità. Qui c'è un paradosso interessante. Da una parte, se io non mi offro l'amore, non mi lascio trasformare, se io cerco di, come dire, di imprimere all'amore la mia forma, ecco, un amore mimetico, voglio costringere l'altro ad amarmi come io lo amo, o copio le forme d'amore che ho conosciuto, ma voglio governare l'amore, ecco, se io faccio questo, io conosco me stesso, non conosco l'amore. Se invece io mi apro l'amore, l'amore mi trasforma, mi fa fare cose che non avrei mai pensato di fare, no? Mi fa scoprire aspetti della vita che non avrei mai immaginato di scoprire, perdonare ciò che non pensavo che avrei mai potuto perdonare, fare ciò che pensavo di non aver mai potuto fare. Allora, l'amore ha una capacità trasformativa, ma per farlo non ha che la nostra personalità. Assume la forma della nostra personalità. L'equivoco di fondo, uno dei tanti, ma insomma forse quello intorno al quale ruota maggiormente, insiste, diciamo, il libro, è che i problemi in amore sono problemi di risolti personali delle persone. Cioè, noi molto spesso ci alleniamo, ci scontriamo non con l'intensità dell'amore, la qualità dell'amore, ma con la qualità individuale delle persone, che spesso chiedono all'amore di fare il lavoro al posto loro, no? Io mi voglio innamorare e chiedo all'amore di sopperire a tutte le mie lacune. Probabilmente l'amore non potrà che prendere la forma della mia personalità, tranne che nel periodo di innamoramento, nel quale effettivamente tutti siamo trasvalutati, ma quel periodo poi finisce. E quindi si offre per noi la possibilità di conoscerci, trasformarci. Rilke dice che l'amore non è un sentimento, ma è la possibilità di conoscere se stessi ed è il lavoro per il quale qualsiasi altro lavoro è solo preparazione. Ecco, l'idea che l'amore sia un lavoro, la costruzione di un amore, no? Dice Fossati, il mio cantautore preferito, è un lavoro infinito, infinito, no?
Però è un lavoro infinito dal quale dobbiamo togliere, secondo me, l'idea del sacrificio. È un lavoro che invece va fatto con la passione, cioè in qualche modo è sostenuto dal desiderio di inoltrarsi appunto in terre sconosciute. La terra sconosciuta è l'altro che mi sta di fronte, ma sono anche io. E soprattutto è la relazione che ci innerva, ci struttura e che è viva finché le permettiamo di non essere, come dire, catalogata, schematizzata in riferimenti predeterminati. Beh, quando parliamo di lavoro, credo che l'associazione immediata sia no, anche qui, cioè abbiate pazienza, cioè io pensavo che le cose almeno lì andassero da sole, cioè in che senso mi devo mettere a lavorare, dottor Moreno? Cerco di fare un po' la parte, no? Me Avvocato li del diavolo. sento, sì, non del diavolo, perché penso anche che l'amore, che tutti, voglio dire, consideriamo la cosa più importante della nostra esistenza, è oggetto di pochissima riflessione. Dentro la crescita culturale, dalla scuola materna in avanti, dedichiamo tantissimo spazio, perché il bambino in terza elementare faccia lezioni di aramaico antico, ma mica si fanno dei percorsi per apprendere che cos'è questo benedetto lavoro d'amore e questo lavoro di relazione, no? Quindi immagino, no, pensando un po' dei miei pazienti che in questo momento stanno vivendo situazioni drammatiche dentro la loro relazione di coppia e che si sentono un po' come Adamo ed Eva, cioè nudi, cacciati dal paradiso, perché quando finisce l'innamoramento, questo è, cioè aprirsi alla verità e anche aprirsi no, alla nudità e necessariamente alla sofferenza. Infatti si legge spesso, no, che l'amore va anche patologizzato e che quindi il lavoro d'amore necessariamente è un lavoro di sofferenza, mentre la maggior parte di noi, nel momento in cui comincia a soffrire, immagina che se alcuni slogan, anche penso alcuni slogan di alcuni ambulatori sulle dipendenze affettive, se fa male, non è amore. Quindi, qualcuno si starà chiedendo, ma insomma, dov'è il confine, no? Questa verità, no? Qual è la verità che mi deve rivelare? E ancora, ma io non entro in una relazione d'amore obbligando qualcuno ad amarmi come vuole io. No, no, sia mai. Razionalmente, coscientemente, io penso di essere estremamente disponibile. Non è mica vero che io voglio, imprimere il mio modo di amare sull'altro, no? Quindi anche rispetto alla tua, come dire, di esperienza analitica, no? Sento come la necessità, no? Come traduciamo tutte queste cose, queste categorie che tu porti, che sono fondamentali, no? Nella trama, del nostro quotidiano. Magari se ci può Proviamo. fare un esempio di un lavoro d'amore, cioè cosa succede tra, tu ad esempio citavi il film, cosa succede tra un uomo e una donna quando non fanno il lavoro d'amore oppure quando iniziano a farlo? Proviamo sì a fare qualche esempio. Allora, se no mi dimentico, parto proprio da questo finale, ma proprio come spot direi proprio per togliermo dal pensiero, posso poi ci torno e dopo invece argomenterei meglio sulla questione della elaborazione. Forse suona meglio elaborazione piuttosto che lavoro, no? Delle nostre esperienze, dei nostri vissuti, dei nostri principi, di ciò che ci guida. Che cosa succede se non ci si prende cura, se si preferisce, no? Il lavoro di cui ogni altro lavoro è preparazione è la cura di sé, no? Cura di sé e nella cura di sé la cura degli altri, perché abbiamo appunto detto che non esiste un sé senza l'altro. Ecco, che cosa succede? Succede che se nella prima fase, appunto, la prima navigazione, dice Platone, si va con il vento in poppa e si può anche stare con le mani, come dire, abbracciate, con le mani ferme, le braccia conserte, perché fa tutta la natura, e questa è la forza, la straordinaria forza dell'umanamento, poi dopo. Invece la bonaccia non tira più e quindi occorre muoversi con le proprie risorse, ingegnarsi e tirare fuori
capacità di reindirizzare la navigazione, perché l'inerzia della spinta iniziale si è fiaccata. Ma naturalmente, se l'amore fosse soltanto l'innamoramento, allora nessuna coppia sopravviverebbe ai 6 mesi, un anno, insomma, dipende da magari da tante condizioni, ma le coppie, oppure le coppie poi proseguirebbero soltanto perché non sanno lasciarsi, perché magari hanno fatto i figli, perché insomma da soli si sta peggio. Invece no, io credo che invece gli amori maturino, possano maturare ed essere ogni anno più interessanti, no? Possono non esserlo naturalmente. Però lavorare ci tocca, perché appunto a un certo punto questa spinta da sé, questa spinta cessa. Ma questo vale in generale per la vita, voglio dire ancora di più. Noi pensiamo che l'amore appunto debba venire facile perché è un sentimento, il sentimento si impone, ci prende, scegliete voi quale parte del corpo e ci trascina e noi siamo con appunto questo, lo chiamiamo, magari lo leghiamo alla spontaneità. Se ci penso tanto, se sto tanto a ragionare, se mi chiedo, allora perdo di spontaneità. Ma che cos'è questa spontaneità della quale parliamo? Siamo sicuri che la presunta spontaneità sia qualcosa che ha a che fare con la nostra autenticità, non sia magari lo spirito del tempo, non ci metta dentro gli schemi che il nostro decennio, ventennio ha creato per noi, o che magari questo sentimento che consideriamo spontaneo non sia mimetico di quello dei nostri genitori, o che non sia magari una forma di controdipendenza, cioè sia l'esatto contrario di quello che abbiamo visto nei nostri genitori. Che cosa vuol dire spontaneo? Allora, il lavoro che noi dobbiamo fare è innanzitutto il lavoro a interrogarci, a chiederci che cosa mi muove quando mi muovo. Noi tutti abbiamo degli impulsi non indagati, inconsapevoli, che spesso ci portano dove non vorremmo o ci fanno fare scelte che non vorremmo fare. Ecco, insomma, l'analisi, questo permette di vederlo abbastanza chiaramente, magari perché abbiamo la fortuna di fare un sogno che ci mette in evidenza una parte del nostro inconscio che non è affiorato alla coscienza, o perché facciamo dei lapsus, o perché semplicemente raccontiamo la nostra vita in un certo modo e chi ci ascolta ha l'impressione che i conti non tornino. Allora prova a dirci, ma è sicura? Ma a me sembra che questa cosa sia in contraddizione con quello che ha detto, oppure mi ricorda quello che mi ha detto l'altra volta. Quindi non si finisce mai di rielaborare il proprio vissuto, la propria esperienza. E per fortuna, perché un'esperienza non rielaborata scade a mero vissuto, cioè qualcosa che in noi non acquista significato, solo il significato che gli abbiamo dato con le categorie abituali, molto spesso il significato che altri hanno dato per noi e che magari ci risuona in maniera completamente inautentica, quindi rielaborare in realtà è il modo per riappropriarsi di sé. C'è una parola che so che piace molto, no? Che si chiama autenticità, piace moltissimo anche a me. Il sottotitolo di un libro che ho scritto, certamente Horkheimer diceva, Adorno e Horkheimer dicevano, Nietzsche ha avuto la fortuna di non vivere abbastanza per essere schifito dal gergo dell'autenticità, ce l'avevano con Heidegger, che invece ha introdotto questo termine. Adesso naturalmente le pubblicità puntano sull'autenticità, come tutti i termini è stato anche abusato, ma proprio Heidegger, che ha il merito di averlo introdotto dal mio punto di vista, ce ne offre una definizione curiosa, particolare, anche un po' bruttina se volete, ma veramente significativa. Cioè l'autenticità in tedesco ha a Aspetta, che fare con la radice eigen. sei sparito, non ti sentiamo più, siamo rimasti con la radice eigen di autenticità, ma la tua immagine si è fermata e non sentiamo più la tua voce. Tu mi senti? Spero di sì. Sono
Sono io l'unica che non sta sentendo Moreno, e voi lo sentite, o anche voi non lo state più sentendo? Se è bloccata la connessione, qualcuno me lo può scrivere? Ve ne sarei grata. Voi lo state sentendo, Moreno? È uscito. E allora vediamo se torna. No, non si sente. Ok, vediamo se riesce a riconnettersi. Sta tornando. Eccolo qua. Vediamo se riesce a riconnettersi. Mannaggia, siamo rimasti lì sulla spontaneità con Eigen. Sì, grazie, me l'avete scritto un po' tutti. Vediamo se riesce a tornare. Eh sì, vediamo se ritorni. Vediamo, provo a guardare sul cellulare se nel frattempo mi ha scritto qualcosa. Scusate, ma questo è il bello della diretta. No. Se n'è andato, forse sta riprovando a riconnettersi. Eccolo che forse torna. Ok. Eccoti, ci sei. Ma ti abbiamo proprio. Hai interrotto sulla parola Autenticità. autenticità, Eigen. Siamo rimasti lì così. È stato per Grazie. fortuna che sei tornato, cioè non ci puoi lasciare così a metà. Certo, volentieri. Allora, sì, stavo dicendo che Heidegger usa questa definizione che è estremamente ridondante, come probabilmente gli piaceva fare, ma che è molto importante secondo me, perché lui dice l'autenticità è il movimento di chi si appropria della sua possibilità più propria. Sentite quant'è ridondante, no? Di chi si appropria della sua possibilità più propria. Così suona in italiano, perché autenticità ha come diciamo matrice eigen, che significa proprio. Identikeit, quindi proprio, è come se autenticità fosse ciò che c'è proprio, ciò che c'è più proprio, la nostra specificità. Però la cosa molto interessante è che appunto l'autenticità non viene presentata come un fondo che giace nel cuore dell'anima, il sé profondo, no? Come se tolti tutti i panni delle maschere sociali, degli strati, di condizionamenti sociali, no? Poi alla fine restasse ciò che è davvero autentico. No, l'autenticità è qualcosa che si ottiene appropriandosi di ciò che c'è qui proprio, cioè è un movimento, è un'azione, è una conquista, è un lavoro. E quindi l'autenticità è l'esito di una elaborazione che ci permette di passare da quello che, se volete, un po' così, prima ho definito spontaneo, a ciò che c'è davvero proprio. E ciò che c'è proprio deve essere elaborato, perché io devo tenere in conto la complessità della psiche. All'inizio mi ero permesso di dire che l'amore è sicuramente l'esperienza ricapitolativa della nostra vita, della nostra biografia, no? Ma questo vuol dire che chiama in causa tutte le forme di amore che abbiamo conosciuto, non soltanto il partner genitoriale, non soltanto i film che abbiamo visto, non soltanto il clima che abbiamo vissuto, ma anche proprio i miti dell'amore che hanno animato la nostra formazione. Ecco, tu prima dicevi che i bambini fanno i corsi d'aramaico o di diritto
costituzionale, però non c'è l'alfabetizzazione emotiva. Siamo analfabeti emotivi, ma non i bambini. I bambini partono già, diciamo, avvantaggiati, noi, i genitori soprattutto, no? Quindi siamo, ma perché? Perché esiste un'etica del lavoro, ma no? Pensate, Milano riparte, Milano non si ferma, oppure Sala, io l'ho votato Sala, mi piace, faccio coming out, però quando si è incazzato con quei deficienti che andavano a fare con quei 20 pirla, come si dice da queste parti, che facciamo l'aperitivo senza mascherina, senza protezione dopo 50 giorni di lockdown, no? E ha detto il lockdown, la seconda fase serve per la gente che deve andare a lavorare, non per chi si deve incontrare. Ecco, io questo aspetto proprio, anch'io lavoro tanto, tu lo sai, per riuscire a trovare un quarto d'ora per metterci d'accordo abbiamo dovuto faticare 2 settimane, però è possibile che esista un'etica del lavoro così forte, così rigida, e non esista un'etica delle amicizie, un'etica degli affetti, un'etica dei sentimenti, no? E che ci si debba accontentare degli scarti del tempo. No, i sentimenti devono venire in automatico, l'amicizia deve venire in automatico, ma se non ce ne prendiamo cura, tutte queste cose poi finiscono per essere soltanto residuali. E molto spesso si prendono il peggio di noi. Perché se mi vuoi bene, mi devi conoscere, capire, apprezzare anche nei miei momenti negativi. Certo, ma magari non soltanto in quelli. Allora ecco che il lavoro al quale l'amore ci chiama, che secondo me è un vero e proprio esercizio spirituale, è un lavoro di riconnessione con ciò che dà vita. Certamente conoscere noi stessi, no? Ma conoscere noi stessi significa conoscere che l'io è molti, come dice Divya Chandra Kandiani, no? E non uno in fila dietro l'altro, ma un abbraccio, magari un coro dissonante, che dentro di me c'è la storia del mondo, che ciò che mi succede, anche negli aspetti più intimi, ha a che fare con le condizioni nelle quali vivo. Insomma, no, i livelli di sterilità, per esempio, delle coppie odierne in Occidente, in Italia, maschili e femminili, problemi di fecondazione maschili e femminili non esistevano mica 30 anni fa, non esistono in Africa. In Africa nessuno ha questi problemi, no? Vuol dire che la mia vicenda, anche nel ciò che mi è più particolare, quello che riguarda la mia camera da letto, per usare un luogo comune, ha a che fare con l'intessuto delle vicende economiche, sociali, dell'area geografica nella quale mi è capitato di vivere. Allora, dentro la mia biografia c'è una mitobiografia. E tutto questo è qualcosa di talmente complesso che se io non me ne prendo cura, non posso che vivere superficialmente. Invece, se io lo elaboro, non è che devo fare un lavoro in più, è un lavoro che mi libera, che mi permette l'accesso a qualcosa di più significativo. E naturalmente, come ogni lavoro, è faticoso, perché è un lavoro che innanzitutto, come tu sottolineavi all'inizio, sfronda le idealizzazioni, le proiezioni, sfronda, perché abolirle non si può. Però ci chiede di tenere insieme tutto questo. Ma ci chiede di tenere insieme tutto questo per liberarci, no? Come, diciamo, uscire dalla caverna, forse più faticoso, più comodo, agevole stare dentro la caverna, ma certo quello che si acquista è molto più importante. Una mia analizzante, per dirne una soltanto, mi ha detto: ma io non sapevo di sapere tutte queste cose. E dopo un po' di tempo, no? E però le sapeva. Aveva bisogno di un'interlocuzione che, con un clima favorevole, le permettesse di non guardarci soltanto con gli occhi della madre, per esempio, di non raccontarsi soltanto come il punto di vista degli amici, di imparare altri possibili sguardi su se stessa e di conoscere un clima che favorisse l'immersione di queste parti. Questo è rielaborare i propri vissuti, la propria esperienza, cioè darle senso, e dare senso così alla nostra biografia, perché la nostra biografia è il tentativo di cercare
un filo di senso a quello che ci è accaduto, comprese le infinite trasformazioni che abbiamo vissuto, no? Chi può dire, io sono davvero la stessa persona che ero 30 anni fa? Sai, il rischio del tuo discorso però è che come tu l'hai, come dire, molto circoscritto rispetto all'esperienza personale, però la maggior parte delle persone dicono: ma cosa c'entro io? Parliamo di noi. E forse questo è un po' un implicito, no? Che tu lasci un po' sullo sfondo. C'è cioè, il tema no, di identificarsi in un noi per il quale magari no, lottiamo, nel senso che inconsapevolmente noi lottiamo perché si costruisca il noi che abbiamo che ho in mente io, ovviamente, no? E tu lotti perché il noi diventa il noi che hai in mente tu, e si perde completamente di vista questa danza, se vuoi, che dentro il gioco amoroso c'è un rimando continuo a chi siamo noi, no? In fondo il conoscere e il conoscere, se non sbaglio, hanno la stessa origine, cioè grazie all'esperienza amorosa che io faccio di me con te, io conosco delle cose di me ed è talmente nutriente quello che mi succede che questo mi riporta continuamente a te. Cosa ne dici di questa immagine che ho evocato? Molto, molto bella. Sì, come si usa dire in questi casi, credo, ti ringrazio della domanda. Nel senso che sì, rischiava di restare un po' trascurata questa questione. Allora, intanto perché io dovrei lottare per la mia idea di noi e tu dovresti lottare per la tua idea di noi e non potremmo invece confrontarci, allearci? E scoprire fino a che punto sono intersecabili, no? Fino a che punto lo sono, fino a che punto non lo sono, perché vorrei chiarire che non è che bisogna stare in coppia per forza, no? Che ci sono buoni motivi per tirarsi fuori dalla coppia e che ci sono situazioni nelle quali è sacrosanto scegliere di interrompere la relazione. Però, ecco, anche qui usiamo, diciamo, un'immagine molto famosa, un mito molto famoso, per dire, secondo me, qual è il rischio dal quale dovremmo guardarci, appunto, qual è il peso, perché sembrano cose molto fumose, no? Ma quale può essere il peso di una certa idea che abbiamo magari, appunto, acriticamente assorbito e che poi, senza saperlo, ci condiziona molto. L'idea dell'androgino, no? L'idea dell'amore, della coppia come un noi che è fatto di due metà che si completano. E quindi ecco che io ritrovo l'altra metà che all'origine, dal punto di vista mitologico, già conoscevo, ma che poi, a seguito della separazione di Zeus, ha percorso una vita autonoma, e adesso io mi rincontro. Quindi, sostanzialmente, al di là del mito, la coppia è visto come uno in due, uno in due, no? Questa coppia è molto spesso una coppia simbiotica, talvolta è un egotismo a due, ma è spesso una coppia simbiotica dove non c'è spazio per gli altri, dove il confine tra me e l'altro è poco chiaro. Una coppia simbiotica quando finisce ci dà la sensazione terribile perché la metà di uno è zero, è nulla, di fatto, no? Cioè, allora, se la mia vita non ha più senso senza te, allora io posso anche decidere di uccidermi, ma siccome siamo la stessa cosa, più facilmente uccido te, no? Allora, perché poi potrò stare male e struggermi del fatto che ti ho perso, ecco. Questa immagine, un'immagine che effettivamente chiede all'altro di completare le mie mancanze. E lo può fare con le migliori intenzioni, no? Ma l'altro diventa funzionale a coprire il mio vuoto. Mentre, e tu hai detto bene che questo è un atteggiamento usaturante, no? Mentre io dovrei, perché l'oro va qui è la grande questione dell'Occidente. Infatti, io all'inizio devo dire sinceramente, questo è un periodo terribile perché sono morte tante persone, perché molte hanno dovuto scegliere chi far vivere e chi non far vivere, perché molte persone malate di altre malattie le hanno dovute sospendere. Perché la vita economica, finanziaria,
di moltissimi di noi è sconvolta, ma all'inizio che fosse un dramma starsene fermi a casa, non andare al lavoro, avere tempo per stare con i propri figli, chi ce l'ha, per leggersi quel libro che stava sul comodino da mesi, che tutto questo fosse terribile, era un'isteria collettiva. Io all'inizio, la prima cosa che ho detto ai miei allievi, ai miei studenti, sono anche l'insegnante liceale, a parte che per le prime 2 settimane non ho dato compiti, non mi sono collegato, non ho detto niente, perché erano tempo da coltivare così. E poi ho detto adesso, forse possiamo capire di più chi non ha una casa, chi non ha un posto dove andare. Chi è preoccupato perché non c'è niente. Cioè adesso che noi abbiamo delle limitazioni, possiamo capire meglio chi ha le limitazioni dovute alla povertà, alla guerra e ad altre vicende, no? Ma che semplicemente doversi fermare fosse terribile, o che questo fosse un tempo vuoto, un tempo sospeso, insomma, ma dipende da come lo si vive, no? Ecco, l'oro vacui è il vero orrore dell'Occidente. Ecco, se l'altro serve per colmare questa mia lacuna, per colmare questo mio vuoto, questo qui inevitabilmente inquina la relazione. Questa idea di noi, anche quando è condivisa, è inevitabilmente destinata quasi sempre, insomma, a un disequilibrio, perché non c'è possibilità di crescita, no? Se io faccio fare all'altro ciò di cui ho bisogno e l'altro si presta, è un uso strumentale, prima o poi questa cosa verrà in qualche modo fatta pesare, no? Invece, io preferisco pensare che il noi sia composto di persone che scoprono di essere due in uno. Dico due in uno solo per ribaltare la situazione, ma prima ho detto che Dio è molti, no? Cioè che io ho l'altro dentro di me, non l'altro, mia moglie, mio compagno, chi volete voi, ma io sono attraversato da un'alterità che non è mai pienamente comprensibile da me stesso, perché una delle questioni, diciamo, se volete, drammatiche o stimolanti che è la condizione umana, è che noi non siamo mai dati una volta per tutte. Kierkegaard diceva che questo era il cuore della disperazione, disperatamente voler essere ciò che si è, disperatamente non voler essere ciò che si è, perché noi non possiamo andare avanti con uno spirito di inerzia. E noi cambiamo, mutiamo, ci scopriamo diversi, ci trasformiamo in aspetti che ci piacciono, in aspetti che detestiamo. Non abbiamo nessuna garanzia di essere così come siamo anche tra un po', no? Allora, capire di essere due in uno permette anche, per esempio, di non addossare all'altro responsabilità che non ha e che spesso invece riguardano. No? Molto spesso ci sono conflitti proiettivi, relazioni proiettive, no? Nella quale l'altro è semplicemente lo strumento per esercitare una parte di me. Penso, persone senza ombra intendo dire in termini indiani, no? Che hanno bisogno di qualcuno su cui scaricare tutto. Ma quante coppie conoscete in cui vi chiedete: ma perché stanno insieme? No? So, lui completamente. Completamente vessato da lei o lei completamente ignorata da lui. Eppure servono per poter scaricare sull'altro tutte le responsabilità, per poter dire senza di lui la mia vita sarebbe una bella vita, senza di lei io saprei benissimo cosa fare, no? Sì, Allora, poi questo ci succede dice di anche come la il simbiosi contrario, possa però. No, essere funzionale. volevo, scusa se ti interrompo, ma perché è Sì. un passaggio che mi sembra importante. Sì. Cioè, in qualche modo c'è una promessa di salvezza che circola nella coppia. Infatti, no, il famoso principe Sì. Io azzurro, no? Quello che va, a salvarla. ti E poi salverò. inevitabilmente. Io ti salverò ed è reciproco, non si sa bene, facciamo un contratto sul fatto che io ti salvo, ma non so bene da che cosa ti devo salvare, però ti salverò. E quindi questo contratto a un certo punto necessariamente, no, deflagra. Allora a quel punto tu mi hai tradito, cioè se tu non mi hai salvato, allora tu diventi l'origine di tutte le mie sofferenze.
Credo che sia un punto importante, lo possiamo approfondire. Se tu non mi hai salvato, o se tu non mi hai concesso di salvarti, non mi hai permesso di salvarti, se non hai consolidato il mio delirio di salvatore, ecco, tutto questo è spesso in gioco nella coppia, no? Ma perché? Perché c'è un mito di salvezza nell'amore. È anche facile ricordarci a chi fa capo, no? Anche se è una lettura, diciamo, molto Ti sei bloccato un'altra volta, anche se è una lettura molto, e siamo rimasti nuovamente in sospensione. Ma guarda, questa cosa che ogni tanto tu ci esponi a naturalmente questa è un pratica, passaggio ecco, che sei è molto tornato. critico, eh? Guarda che ti abbiamo perso. A un certo punto hai detto, no? Il mito della salvezza, sappiamo chi fa riferimento, è Dicevo, molto. siccome ho parlato del sacrificio cristiano, no? Dare la vita per Okay. salvare. Sei di nuovo sparito. Ci fai fare l'esercizio dell'horror vacui per vedere se a un certo punto il nostro discorso interno va avanti lo stesso e stiamo in piedi o se siamo completamente appoggiati a te. La prendiamo come una pratica, una metafora. Adesso sei nuovamente bloccato. Mannaggia. Mi sa che devi di nuovo fare la procedura di prima per ritrovarti. No, Moreno, ti abbiamo perso. Spero che tu mi stia sentendo, ma ti abbiamo perso un'altra volta. Sì, infatti, è uscito e lo facciamo ritornare. Stava citando Gesù Cristo ed è sparito. Allora, intanto che lo aspettiamo, vi leggo un pezzettino del suo libro che dice: Questo è il paradosso dell'amore fra l'uomo e la donna. Due infiniti si incontrano con due limiti, due bisogni infiniti di essere amati si incontrano con due fragili e limitate capacità di amare. E solo nell'orizzonte di un amore più grande non si consumano nella pretesa e non si rassegnano, ma camminano insieme verso una pienezza della quale l'altro è segno. Beh, insomma, vediamo se torna Moreno. Interessante, no? Due infiniti si incontrano con dei limiti. E forse prima di, come dire, dentro la relazione siamo più concentrati sul limite, vediamo più chiaramente di solito dentro i circuiti anche di colpevolizzazione, no? Vediamo più facilmente il limite dell'altro, la cosa che non ci piace dell'altro, la cosa che dell'altro non ci piace e non tolleriamo, ma siamo poco disponibili a vedere, se volete, il nostro di limite, la nostra ombra. Ecco, io ho intrattenuto, intanto che tu non c'eri, ho letto Bravo. una citazione di Rilke, no? Che diceva che il paradosso fra l'amore, dell'amore fra l'uomo e la donna, o come dire, l'amore tra due esseri umani, Umani. sono due infiniti si incontrano con due limiti, due bisogni infiniti di essere amati si incontrano con due fragili e limitate capacità di amare, perché l'innamoramento in qualche modo ci ha illuso del fatto che l'altro, a proposito di Gesù Cristo, è divino, è perfetto. E quindi, caspita, se non mi dà, se non mi salva, non mi dà quello che voglio, non lo fa perché ha una penuria, gli manca qualcosa, un limite. Vai a vedere che magari è anche un essere umano. Se non lo fa è perché potrei diventare volgare a questo punto, ma è perché non è una persona che mi vuole amare. Cioè, è come se fosse un miliardario che tiene per sé le cose, no? Quindi c'è questa idea. E forse l'amore comincia a nascere quando tu parli della seconda navigazione, quando tutto questo muore, a proposito di Gesù Cristo che tu citavi, e inizia, no, il percorso in cui risorgere. Si parla, io ad esempio a me piace parlare dell'amore a seconda vista. Cioè,
seconda vista che nasce dal fatto di essermi vista e proprio perché comincio a vedermi, mi vedo nei miei limiti, e comincio a vedere te nei tuoi limiti e come diceva Kafka, facciamo l'esperienza in cui ci diamo il diritto, no, di esistere nei nostri limiti. E allora forse lì c'è una resurrezione, c'è una nuova vita dentro l'esperienza d'amore, dove io non salvo te, tu non salvi mai, non salvi me. Forse usciamo anche da un contratto sociale. E tanto che volevo anche chiederti, no? Oggi più che mai, la valenza di una coppia è una valenza sociale, proprio perché si perde il lavoro, proprio perché, no? Banalmente, se stiamo insieme siamo più sicuri, ci diamo più certezza. In fondo, la relazione nasce come contratto sociale, non come contratto d'amore. Come dire, è un'esperienza che in pochi facevano, appunto, lui, Andrés Salomé, Rilke, ma solo da pochissimo noi cerchiamo questa esperienza d'amore nella coppia. E quindi siamo estremamente anche ignoranti, cioè proprio non conosciamo nulla di come funziona, di come funziona l'amore. Quindi da una parte veniamo anche un po' pressati da una comunicazione mediatica che ci ha anche detto che noi abbiamo il diritto di essere amati e che tutto il mondo gira intorno a noi, no? Che sono alcuni slogan per creare del consumismo. E dall'altra parte c'è qualcuno, ad esempio, come Jovanotti che dice: mi fido di te, cosa sei disposto a perdere? Cioè, ci introduce al fatto che invece la completezza nasce nel momento in cui perdiamo qualcosa, perdiamo un'idea di noi, perdiamo un'idea dell'altro e siamo disposti ad incontrarci lo stesso. Devo averti ammorbato con questo discorso perché sei letteralmente sparito. Mi viene in mente quelle situazioni comiche, no? Dove si parla dell'uomo e della donna, in cui si dice: quando lei ti mette imbarazzante, tu sparisci e svieni. Non so se tu stai facendo la stessa cosa oppure Ma succede spesso no. No, è la siamo prima un po' volta. Devo fortunati. dire che è la prima volta. Sennò può essere che sia, come Ora è in dire, connessione mia, probabilmente, se è la prima volta. o la tua connessione o la piattaforma che stai utilizzando. Guarda, ho cambiato posizione, Riproviamo. come forse si Vediamo. vede. E la mia connessione sembra ottima qui, è quello che mi dice La mia è Rubio, ma uguale. vediamo. Allora, proviamo. Ti ho sentito, Siamo ti ho con queste ascoltato. interruzioni. Sentito In fondo, della. i discorsi in una coppia, tra l'altro, non sono mai lineari, no? Perché qui c'è la disconnessione, poi c'è il figlio che ti chiama, poi arriva la telefonata all'ultimo minuto. E quindi questa è veramente la fatica continua di una relazione, no? E che forse sta in piedi proprio perché io ti cerco e tu mi cerchi. Cioè, Sì, c'è il ecco, desiderio di andare verso l'altro. diciamo pure che se non succedesse sarebbe meglio, no? Sia nella comunicazione che nella relazione. Però succede perché È appunto una realtà. siamo nella complessità della vita. E allora tu prima sentivo che citavi quella frase di Rilke che è presente anche nel mio libro. Ecco, scherzavo, ma anche qui vorrei spiegare, no? Magari non ci fossero i limiti, no? Magari potessimo sempre fare la cosa giusta, magari l'altro facesse sempre la cosa giusta. Però, diciamo, questa è un'idealizzazione, anche magari infantile, no? E è doloroso, non è che quindi capirlo ci apre alla serenità. È doloroso conoscere i nostri limiti, conoscere i limiti degli altri. Se non li sprechiamo, magari ci possono far crescere, no? Non necessariamente ci rendono cinici o ci ritirano dal mondo, ci possono magari spingere a migliorarci, per esempio, no? E uno dei passaggi è accettare i propri limiti. Non siamo perfetti, non possiamo salvare nessuno, non possiamo chiedere a nessuno di salvarci. Naturalmente, se la presenza della persona che amiamo, no, non accresce il gusto per la vita, qualcosa magari non ha funzionato per il meglio, ecco, non è che questo debba significare, appunto, come diceva prima, avevo citato Lou Salomè, listare a lutto l'amore rispetto all'innamoramento, no? Ma
passare dall'idea in cui tutto sia possibile, non passare all'idea che nulla sia più possibile. Ma faccio un altro esempio. Prima stavo accennando al passaggio di Cristo, no? Insomma, stavo dicendo che ci sono molti teologi cattolici e cristiani in generale che considerano il sacrificio sotto un'altra forma, un amore donativo. Insomma, è un passaggio che adesso non posso stare a spiegare, ma è complesso, non è necessariamente quello che mediamente, appunto, abbiamo compreso, abbiamo pensato che fosse. Ma io ho scritto un breve resoconto di una relazione analitica con una mia analizzante, si trova sul sito di Filo, se lo cercate, Filo è l'associazione di cui faccio parte, è un sito, un programma culturale molto interessante, vi invito a vederlo. Dentro c'è anche questo mio articolo, non mi ricordo più come si chiami, sinceramente. Ma questa è una persona che veniva da me e che aveva problemi d'amore, diciamo a 360 gradi, cioè il padre amava il figlio, ma non lei, cioè diceva, per dirvi, è stato ricoverato in ospedale 15 giorni, il figlio non ci è andato mai, la figlia ci è andata tutti i giorni, la mattina, la sera, lo aiutava a mangiare, teneva le relazioni con i medici, tutti i giorni. Quando poi va via, era tutta contenta di raccompagnarla a casa e l'infermiere che vede questa donna che porta via suo padre dice al paziente, ma com'è fortunato che, con una figlia che l'ama così tanto. E il padre cosa dice? Perché lei non ha visto un maschio. E non l'ha visto, no, non c'è mai stato in ospedale 15 giorni, no? E poi il compagno che sì, le voleva tanto bene, però insomma spendeva i suoi soldi, non si capiva. Il figlio che sì, le voleva tanto bene, però. Bene, lei, io a un certo punto gli dico, scusa, ma qual è il tuo mito d'amore, no? E lei mi dice, ma che mito, nessun mito. Dico, va bene, allora facciamo così. Dimmi qual è la storia, il film d'amore che ti ha influenzato di più, qual è la frase nella quale ti riconosci di più? E lei, che aveva più o meno la mia età, è una delle tante persone rovinate da love story, e mi dice, amare vuol dire non dover mai dire mi dispiace. Ecco, quindi questo carico che chi ama non deve dispiacersi mai e non deve sbagliare mai. Non deve mai dire mi dispiace perché vuol dire che se ami davvero qualcuno anticipi i suoi desideri, fai sempre la cosa giusta, non... Insomma, capite che è un delirio di onnipotenza straordinario e anche lì stava dentro una vicenda sacrificale. Allora perché questa vicenda sacrificale? Beh, esce fuori che sua madre, che si era molto ammalata, d'anziana soffriva molto per un tumore alle ossa e era molto religiosa e diceva: ti prego Dio, prendi me, no? Ma risparmia i miei figli. Cioè, fammi soffrire quanto vuoi, no? Purché la mia morte serva a redimere i miei figli. Io prendo il tumore, ma poi i miei figli non devono avere niente, no? Ma dico: ma che idea di Dio devi avere? Un Dio va. Allora, ogni volta che parli di Dio ti interrompi, quindi c'è qualcosa, non parlare più di Dio, non citarlo perché ti interrompi. Mannaggia, prima ti sei interrotto su Gesù Cristo e adesso su Dio. C'è qualcosa che non torna. Ti ho di nuovo perso, non so se tu senti oppure no. Sì, sicuramente questa idea onnipotente, no? Che trasferiamo poi su di noi in termini anche di pretesa, intanto che ti aspetto che vai e vieni. Anche a me ha fatto venire in mente tantissime situazioni, prevalentemente di donne, che sopportano tutto e qualsiasi cosa da parte, ad esempio, di un partner, perché pensano che stare e tenere insieme la famiglia sia anche quella una forma di protezione dei figli, quindi sicuramente l'idea sacrificale dentro le relazioni d'amore muove anche moltissimi sensi di colpa, cioè quest'ottica
politica in qualche modo pone sempre la questione: qual è quanto diritto io ho di anteporre la mia felicità, ascoltare quali sono i miei desideri, riportarli nella coppia, e quanto invece io dovrei essere, come dire, disposta a mettermi da parte per, appunto, in nome di proteggere i figli e dentro anche un altro grande ideale che è quello sempre dello stare comunque sempre uniti e confusi. Ecco che torni. Vediamo. Non citare più Dio. Pronto. Ci sei. Ti sei interrotto un'altra volta. Mannaggia. C'eri. Non so se è la piattaforma che usi, sento adesso il Purtroppo. rumore della tua presenza, adesso ci sei. Non citare più Dio, non dire nulla, perché quando citi Dio te ne vai. Vieni punito subito, fulminato. Non ci sei più, ti sei nuovamente bloccato. Mannaggia. No, non ti sentiamo, sei frozen. Congelato. Questo mi fa anche venire in mente anche l'assenza delle parole, no? Di quanto il segno d'amore ha molto a che vedere con il discorso, con le parole d'amore, no? E quanto spesso c'è una differenza anche tra uomini e donne. Cioè di quanto le donne si sentano amate quando un uomo sa portare le sue parole e quanto nell'ottica invece maschile l'amore non è necessariamente legato a uno scambio di tipo verbale. Vediamo, ti sei spostato, ti sentiamo, ma sei sparito. Cioè vediamo la tua parete, ma non vediamo te. Stai parlando con tua moglie? Eccoti qua. Ci sono dei problemi sul network. Sul network, vero? No, ho Sì, provato a così vedere se poteva scritto Federica essere. De Carolis. Tu Sì, che insomma. piattaforma stai usando? Vabbè, ma comunque ormai è un po' tardi per risolvere questa cosa. Mi sono collegato da Google. Sì. Boh. Non so. Io in qualche modo ho utilizzato questo tuo movimento, no, da andare a venire, come riportando proprio quanto il segno d'amore è legato anche alla capacità di portare parole all'altro e quanta sofferenza si apre per la mancanza di parole, no? E a volte queste parole non vengono portate proprio perché non c'è nemmeno un dialogo interno. Io credo che il lavoro che tu proponi in termini appunto biografici e analitici sia un grande alimento per la coppia, perché quando una persona entra in contatto con la sua storia, comincia di nuovo a dialogare e a guardarsi, ha qualcosa anche da portare all'altro, come se fosse una sorta di dote, no? Da portare dentro questa relazione. E spesso invece c'è l'idea contraria, cioè che sia l'altro a riempirmi di parole, sia l'altro a parlarmi di me, anziché a parlarmi, a disvelarmi, cioè a parlare io di me in presenza dell'altro, cioè di quanta importanza si danno alle parole e che a volte tanta incomprensione, soprattutto tra gli uomini e le donne, perché c'è anche un vissuto molto diverso rispetto alle parole, no? Per le donne le parole è motivo di nutrimento, mentre per gli uomini a volte sono qualcosa che non viene addirittura considerato inutile, no? In fondo noi stiamo anche stiamo anche parlando del tema dell'intimità della parola, dello spazio erotico anche della parola che invece a volte viene anche totalmente bypassato. Sì, insomma, vorrei citare un famoso film di Nanni Moretti, le parole sono importanti, chi parla male, pensa male, viva male, no? Ma non si tratta di essere eruditi, di passare le giornate a studiare i vocabolari per imparare parole nuove, magari fa anche bene, ma ecco, è la comunicazione. La comunicazione o è espressione di sé, oppure
insomma, esterne, no? Le parole, certo, sono importanti perché siano incarnate. Allora, magari, che cos'è che ci accomuna? Io che penso che le domande ci possono accomunare più delle risposte. E nella comunicazione, molto spesso noi, anche qui per un copione che abbiamo magari imparato nella socializzazione primaria, siamo abituati, specie nella coppia, o a sentirci in colpa, a rimproverarci qualcosa, o a rimproverare qualcosa a qualcun altro, no? Epitteto, che era un filosofo stoico molto saggio, forse anche di poche parole, diceva: è proprio di chi non conosce la filosofia dare la colpa agli altri. È tipico di chi ha iniziato a filosofare dare la colpa a se stesso. Ma è segno che si è diventati filosofi quando non si dà più la colpa a nessuno, non si cercano più colpe, ma si cercano ragioni. Ecco, io credo che se noi ci confrontassimo invece aprendo all'altro il nostro mondo interiore, dicendo per esempio: non tu hai fatto questo, ma io mi sento così quando fai questo. Non, no? Non perché non fai, ma desidererei, mi piacerebbe, no? Forse sarebbe più semplice. E il fatto è che noi molto spesso appunto ci facciamo delle immagini degli altri, gli attribuiamo cose che non gli sono proprie, ma questo appunto è una cosa molto semplice, no? Molte volte una delle cose che più ci fanno arrabbiare è quando qualcuno talvolta ci accusa di qualcosa che non solo non abbiamo fatto, può capitare, ma che non faremo mai. Perché chiediamo: come fai a pensare questo di me? Come è potuto venirti in mente questa immagine così assurda di me, no? Quindi c'è una difficoltà di trovare le parole, ma le parole devono essere pensate. Anche qui le parole devono venire dal cuore. Ho visto che ha scritto qualcuno, devono essere parole semplici, certo. Però le parole devono essere pensate, perché di nuovo la parola spontanea può non rappresentare me, può essere quella del sì pubblico, no? Sì, dico quello che si dice, penso quello che si pensa, ma è davvero quello che provo? Le parole sono importanti, c'è un abuso. Per esempio, in questo periodo mi è capitato di scrivere che il lessico, non sono stato l'unico naturalmente, ma che il lessico bellico per spiegare quello che sta accadendo è completamente sbagliato. Mette in campo una serie di risorse, di aspettative anche di parte di noi, che non ci sono utili, no? Questo sarà il tempo della cura, non della guerra. Può essere il tempo della solidarietà, dell'attenzione, della responsabilità, della premura, non della guerra. Perché la guerra? Noi dobbiamo sempre trovare gli eroi. È sventurato quel paese che ha bisogno di eroi, diceva Brecht. Se avessimo messo queste persone nelle condizioni di non morire eroicamente, penso che saremmo più felici noi, più felici loro, le loro famiglie, no? Naturalmente è stato qualcosa di inaudito, di enorme, nulla è semplice. Però ecco, le parole sono importanti, perché le parole aprono mondi e soprattutto le parole possono essere, fanno anima le parole, possono essere l'opportunità per incontrarsi. Ma un'altra cosa vorrei, appunto, non vorrei dipingere tutto come rose e fiori, no? Un'altra cosa che è scomparsa dallo scenario della cultura contemporanea è lo scontro. Lo scontro, la dialettica. Io mi sono laureato in filosofia dialettica. La dialettica non si insegna più da nessuna parte. Dialettica vuol dire che non c'è nulla, né in cielo né in terra, che non sia fecondo del suo contrario. Che lo scontro, la contrapposizione, il confronto è il cuore di tutto. E può anche essere un confronto acceso. Invece qui molto spesso c'è subito o c'è il desiderio di distruggere l'altro, di trasformarlo in un nemico che va abbattuto, quindi non va semplicemente vinto, no? Oppure ci si tiene lontani dallo scontro, come se fosse mortifero. Invece il confronto può essere anche uno scontro, e dallo scontro si può imparare molto.
Sì, se, e non è un caso anche che nell'esperienza, ad esempio, clinica, ecco, quando ci sono coppie di questo tipo che non confliggono e sembra che tutto apparentemente stia bene, sono ad esempio coppie che arrivano in terapia perché non hanno relazioni anche a livello sessuale, cioè, come dire, la dimensione, come dire, saggia, no? Fertile, erotica del conflitto, poi si sposta anche su un piano corporeo, dove la pratica erotica è una pratica in cui ci si friziona, dove in qualche modo il piacere nasce proprio da due corpi che fanno resistenza l'uno con l'altro. In più, diciamo, molto spesso dietro a queste relazioni bianche c'è la paura di perdere il controllo. Quindi lo scontro è di nuovo un tentativo di non perdere il controllo. E il sesso è la perdita di controllo. I francesi chiamano l'appetit mort addirittura, no? Perché a Morte. morire è l'ego. Io mi abbandono, se non riesco ad abbandonarmi, come si sa. E posso anche non riuscire ad avere l'acme del piacere, posso non raggiungere l'orgasmo. E questo vuol dire che, appunto, di nuovo, se io mi apro a quegli infiniti di cui si parlava prima, no? L'esperienza dell'infinito, tante piccole esperienze dell'infinito, cioè capire che c'è qualcosa che mi trascende, che io posso contattare fugacemente attraverso l'altro, grazie all'altro, in virtù dell'altro, senza l'altro. Dipende dalle condizioni, no? Oggi stiamo parlando dell'amore e quindi in virtù dell'altro, in grazia dell'altro. Ma che non è l'altro? Io non posso chiedere all'altro di essere all'infinito. Non posso chiedere all'altro di essere perfetto, non posso chiedere di rendermi perfetto, ma posso attraverso lui, insieme a lei, sperimentare un momento sublime di perfezione, di infinitezza, di eternità. L'amore forse è la cosa più vicina all'eternità che abbiamo, anche se, come ha detto Verdone, è eterno finché dura. Ma mi sembra un'ottima conclusione. Cosa dici, Moreno? Sì, anche perché sinceramente mi dispiace per chi ci ha seguito, Sì. per te anche, ma insomma, di queste interruzioni è difficile mantenere l'attenzione. Sì, poi mi sembra anche molto stanco. So che hai avuto appunto una giornata molto impegnativa. Vuoi che lasciamo un spazio un pochino a qualche domanda? Molto volentieri. Allora, c'è cioè, subito una provocazione di Ornella Vaccari che scrive: se parli, ti confronti, ti prendono per rompiballe, una donna specialmente, no? E si apre tutto il tema comunque un po' dei generi, no? Cioè, come se questo discorso che tu fai sembrerebbe qualcosa che, come dire, è più facilmente concepito rispetto a una donna, rispetto al desiderio di una donna. Mentre ad esempio io ho l'esperienza di portare avanti dei cerchi di uomini, no? Per molto tempo. E ad esempio, ho iniziato a farlo proprio perché dicevo, vabbè, voglio uscire da tutta una serie di pregiudizi e sono curiosa di capire che cosa succede a questi uomini. A parte che tutti mi chiedono, ma è strano una donna con un gruppo di uomini? E rispondevo sempre, ma invece un uomo con un gruppo di donne non è strano, quindi viva Dio, c'è una donna con un gruppo di uomini. Ma quello che ho scoperto è che al fondamento di tante esperienze di uomini che non parlano e che non si portano, c'era tantissimo il tema della vergogna e di non sentirsi all'altezza. All'altezza un po' di questa aspettativa, no? Di portarsi, di raccontarsi, di connettersi. E quindi per loro in tanti è stato un po', tanto che avevamo l'idea di nuovi Ulissi, cioè che le nuove frontiere per gli uomini non era tanto partire per terre, come dire, sconosciute fuori, ma che la terra sconosciuta era proprio quella dentro, no? Per poi portarla alla propria donna. Quindi alcuni blocchi venivano di parola in qualche modo che magari passavano quasi anche un po' per arroganza e per spocchia, nascondevano in realtà una grandissima difficoltà, un senso addirittura anche di indegnità, cioè se questa donna scoprirà che non solo non sono il suo salvatore, non solo non sono il suo principe, ma veramente che io, avendo poco contatto con me, ho poche cose, no, da portare a lei, sicuramente mi lascerà. E quindi partivano tutta una serie anche di giochi, no, anche abbastanza, come
come dire, di stereotipati, no? In cui scappare e non entrare mai nella relazione. E mi sembra che Ornella Vaccari con questa domanda, se parli di confronti, ti prendono per rompiballe, in qualche modo richiama questo tipo di stereotipo, cioè l'uomo che risponde, insomma, vabbè, ma che cosa mi vieni a raccontare? Facciamo l'amore e basta, di cosa c'è da... Cos'è che... Cioè, non è questo che nutre, non è parlare che nutre, no? Sì, appunto, credo che sia uno stereotipo. È ovvio che perché esistono uomini così, come esistono donne così, è anche evidente che, in particolare per alcune generazioni, il modo in cui sono stati cresciuti, stavo per dire educati, ma educati sicuramente troppo, gli uomini e le donne sono stati in modi molto diversi, con discriminazioni molto importanti per le donne soprattutto, ma con incuria per gli uomini. Le donne sono cresciute nelle relazioni, nel chiacchiericcio, si diceva nel confronto, gli uomini nel lavoro, negli ordini, nell'esecuzione, non si parla. E quindi poi molti uomini non sanno parlare. Facciamo un esempio: se voi pensate alla vostra biografia, non so con chi sto parlando, che età abbiate, ma è molto, sì, molto probabile che abbiate avuto un padre silente o un nonno silente che a suo figlio ha scambiato due o tre parole. E che non ha mai fatto un vero discorso, no? E magari invece una madre sì, troppo verbosa, o comunque con la quale si è avuto un rapporto di confidenza, voluto o subito, no? E questo vuol dire che evidentemente l'alfabetizzazione ai sentimenti, all'espressione, diciamo, ha avuto poca cittadinanza nella formazione degli individui maschi. Detto questo, sì, credo che sia che non sia sempre così, insomma, no? Io sono un uomo, non sono quel tipo di uomo, ma una mia analizzante è venuta da me 3 anni fa dicendo che aveva avuto due storie d'amore significative, una con un uomo, una con una donna, e ha detto adesso mi piacerebbe però avere una storia d'amore con un uomo che però avesse quella parte caratteristica di sensibilità, di attenzione, di affetto, di cura delle donne, no? E l'ha trovato. Esistono, ecco, vorrei dire che esistono. E quindi sì, gli stereotipi sono stereotipi, cioè qualcosa dicono di una tendenza, ma non possono essere presi come veritieri. Certo. C'è una difficoltà a confrontarsi. Mi viene da dire che proprio, cioè, tutti gli uomini hanno una parte femminile, che è il grande lavoro degli uomini, anzi, io distingo a volte tra maschi e uomini, un po' come fa Demetrio nel suo libro, perché diventare uomini significa conoscere, ad esempio, la propria parte femminile interna e legittimandosela, e così anche per le donne. Quindi quanto a volte proiettiamo sull'uomo quell'uomo maschile che abbiamo introiettato e viceversa anche nella donna. Qui però torniamo ovviamente in quello che abbiamo detto stasera, cioè l'amore come grande opportunità per crescere e per maturare. E poi c'è qualcuno che chiede, scusa, vuoi dire? No, volevo dire solo quello che provavo a dire prima, no? Non uno in due, cioè, ma due in uno, no? L'animus e l'anima, scoprire grazie all'altro, in risonanza con l'altro, gli aspetti femminili nel maschile nel femminile, no? Avere il coraggio di mostrare la propria fragilità, la propria forza, a seconda delle posizioni, no? Questo è la grande opportunità, stavo per dire sfida, invece è la grande opportunità. Però questo perché sia facilitato bisogna consentire all'altro di non essere schematizzato, no? Di non essere fissato nell'immagine che ce ne siamo fatti. E questo in qualche modo è anche un discorso, un bellissimo discorso che tu fai, che sta sullo sfondo del tema della libertà in amore, no? Che è indispensabile. Sì. Poi in filosofia c'è la grande questione liberi da o liberi per, no? Liberi di o liberi da. Ma sì, c'è questo paradosso che tu prima indicavi, no? Che Sartre delinea molto bene, e perché la questione è molto inconsapevole. Tu prima dicevi nessuno di noi risponderebbe, ma io non sono il tipo che impone all'altro il modo di essere amato. No, noi vogliamo che l'altro ci ami spontaneamente.
ci ami spontaneamente come vuole lui, ma noi vogliamo che ci ami così. Quindi siamo noi che vogliamo che ci ami spontaneamente, siamo noi che vogliamo che ci ami in un certo modo, no? Quindi è una specie di doppio legame. La libertà è la condizione necessaria anche per vivere quel vuoto che dicevamo prima, quell'incertezza feconda che dicevamo prima. Io devo sapere che posso perdere la persona con la quale sto. Lo devo temere. È chiaro che ho fatto magari un giuramento in qualsiasi forma, insomma, ufficiale o meno, una promessa, ho investito, ma devo sapere che me lo può portare via la malattia, la morte, una persona della quale si innamora, il fatto che io mi trasformo in una persona non più amabile. Tutto questo significa che al cuore deve esserci la libertà. La scelta prevede la libertà, l'amore è scelta. E la scelta si dà soltanto in libertà. Non si può dare nell'obbligo. Se sono obbligato a fare qualcosa, non è più una scelta, non è più qualcosa che dice di me, ma dice della struttura di potere che ha rigidimentato la relazione. E allora lì difficilmente si trova l'amore. Grazie, Moreno, ti sento stanchissimo. Sei un po' sfinito, o sbaglio? Sì, ma per me è divertente, quindi se ti va di stare ancora non è un problema. Sono stanco, ma volentieri. Allora, forse è arrivato anche il momento di parlare anche del piano spirituale, dello spazio spirituale che può aprirsi dentro questo percorso iniziatico anche, no? Da questo punto di vista. Sì, ci sono, diciamo, diversi livelli interessanti, secondo me. Va detto che Giulia Tristeva ha sostenuto, ha ragione, buona ragione, che in tutto la cultura umana ha indicato due possibilità per trascendere l'individualità, per permettere all'essere umano di superarsi, di trascendersi, di andare al di là di se stesso. E sono l'amore e gli esercizi spirituali, le pratiche meditative, le pratiche ascetiche. E a indicare proprio che l'amore ha evidentemente questa possibilità di spingerci al di là di noi stessi, no? E lo spirituale per me è qualcosa che non è riservato al mondo religioso. Il mondo religioso ne esprime una parte, in particolare codificata in certi modi, apprezzabilissimi, molto interessanti, ma lo spirituale appartiene alla condizione umana. Panica, che era un teologo, filosofo, teologo, umanista, che sosteneva di essere induista al 100% e cristiano al 100%, e che proponeva l'Advaita, cioè il pensiero non duale, sosteneva che la mistica è la condizione normale degli esseri umani e che il nostro secolo o sarebbe stato mistico o non sarebbe stato. La mistica è la possibilità di vedere e di percepire il senso d'appartenenza al tutto, di sentirsi parte di qualcosa di più grande. Questo è lo spirituale, come io lo intendo. Ed è qualcosa che può essere coltivato in coppia, può essere coltivato in un tempio, può essere coltivato nei boschi, può essere coltivato in acqua, nei mari, nell'abbandono assoluto a un gesto contemplativo, artistico, di completa immersione in qualcosa. Un'esperienza che ci fa sentire parte di qualcosa di più grande di noi, appunto quell'infinito di cui parlavamo prima. Qualcuno questo infinito può chiamarlo Dio, qualcuno può chiamarlo legge mistica, qualcuno può chiamarlo come vuole, insomma, Tao, Dharma, qualcuno può anche non chiamarlo, non è importante, ma è l'esperienza di sentirsi parte di qualcosa di più grande di sé. E Dio amore, per esempio, questo lo si trova in tutte le religioni, questa espressione, no? Che ha senso soltanto se la si sperimenta.
No? Non so più bene dire che cosa sono, ma insomma un periodo mi sarei senza problemi definito ateo. E sono stato invitato da un teologo protestante a una serie di incontri curiosi che si chiamavano Teologia alla Spina, perché si tenevano in birreria. Mi aveva mandato questo invito, mi era pervenuto questo invito dopo che lui aveva letto il mio libro, La filosofia come cura. E dico, guarda, mi fa molto piacere, ma credo che ci sia un malinteso, un equivoco, appunto, perché io sono ateo e le poche volte che parlo di religione in quel libro è sostanzialmente per indicare i danni che hanno fatto. E lui mi dice, no, no, ma il tuo libro spirituale non importa, dove c'è spiritualità c'è il divino. E quindi ecco, evidentemente qualcosa del genere passa, no? Qualcosa del genere passa. Io prendo in rassegna in particolare nell'ultimo capitolo che si chiama Amare il mondo, il punto di vista di tre donne, Rosa Luxemburg, Hattie Hillesum e Simone Weil. Tutte e tre hanno scritto dei capolavori nello stesso periodo storico, sostanzialmente Rosa Luxemburg non ha potuto vivere la seconda guerra mondiale perché è stata giustiziata prima, ma le altre due sostanzialmente hanno scritto a guerra in corso e non ne hanno visto la fine. E per esempio, Hattie Hillesum dice: dai campi di prigionia, dai campi di sterminio, dice: non perderò la fede in Dio, e se tu non potrai aiutarmi, sarò io che ti aiuterò. Sta parlando con Dio. E dice: certo che vedo l'orrore in giro, ma vedo anche la luce nel cielo, vedo anche la bellezza nei fiori. E tutto questo significa trascendere il negativo, non negarlo, perché lei dice: lo so cosa vogliamo fare. Hanno deciso di annientarci, di sterminarci tutti. Dice, ma se io finisco per odiarli o se divento come loro, allora la mia morte sarà stata inutile. Mentre se io riesco a produrre delle parole d'amore in questa situazione, queste resteranno in eterno e saranno un terreno fecondo per chi verrà dopo di me. Ecco, sono parole che veramente mi commuovono. Oppure Rosa Luxemburg che nella prigionia a Natale scrive a un'amica che descrive di passare un brutto momento a casa sua, lei che è in prigione scrive delle pagine bellissime di pienezza di vita, di compassione, in particolare poi per un bisonte. Oppure Simone Weil che ci dice che verità, giustizia e bellezza sono inscindibili e che ci lascia questa espressione per me bellissima anche. Nuova definizione di filosofia, no? Che anziché parlare di amore per la verità, bisognerebbe parlare di amore per la realtà. Che la filosofia ama la realtà e siccome la ama, ne vede la bellezza, si innamora di ciò su cui posa lo sguardo, e siccome si innamora, lotta, combatte perché quella bellezza venga mantenuta viva. Perché se non ce ne prendessimo cura rischierebbe di restare soltanto in potenza, di non realizzarsi mai. Ma questo sguardo amorevole è uno sguardo che permette la crescita. Tutti i pedagogisti lo sanno, Socrate lo sapeva, no? Cresce solo chi è amato, diceva Dolci. Cresce solo chi ha sognato, addirittura lui diceva. E allora l'amore è quella capacità appunto maieutica che chiama la vita a sorgere e permette alle nostre potenzialità di esprimersi, ci offre una chance. E questo è molto importante perché prima, se qualcuno di voi aveva scritto in amore servono le parole semplici, addirittura a volte sono i gesti che parlano, questo noi ce lo dimentichiamo. Quando io parlavo di parole incarnate, io posso dire qualsiasi parola d'amore, ma se il mio comportamento indica chiusura, passerà la chiusura, non passerà l'apertura dell'amore. E al tempo stesso io posso anche non saper parlare, ma se so abbracciare una persona, se so sorridere, se so trasmettere la mia partecipazione, al suo sforzo, la mia empatia, per le sue vicende, questo è lo spirituale e questo effettivamente è fecondo.
C'è Claudia Stella che scrive: adesso avrò modo di spiegare a parole a chi dice che non è così, che il fatto che io sia atea non presuppone che non sia spirituale. Grazie. Bene, Claudia. Bene, spero che qualcuno si sia sentito alimentato credo che le tue parole abbiano, come dire, aperto scorci, abbiano disvelato dei paesaggi e adesso a me viene voglia di mettere gli scarponi e di cominciare a muovermi dentro tutte queste valli e questa nuova geografia che in qualche modo tu hai descritto e che ancora e ancora e ancora c'è cioè, sempre una grandissima necessità di, almeno per me è così, di continuare a tornarci dentro e a sentirlo esattamente come si fa con un mantra, che è lo stesso, ma ogni volta è diverso, Sì, vorrei dire un'ultima cosa, credo, no? dato l'orario, Certo. che può sembrare paradossale, no? Ma sì, da una parte io credo convintamente, come dice Epicuro, al nudo piacere di esistere, no? C'è un libro molto bello di Romano Madera che si intitola così, riprendendo una frase celebre di Epicuro, cioè la possibilità di sentire la pienezza della vita. Piacere di vivere, il gusto della vita nella sua pienezza, nelle cose semplici. E in questo periodo forse l'abbiamo un pochino, siamo tornati ad apprezzarlo, a ricordarcelo, no? Dall'altra parte, questo per dire che è vero che a volte le cose sono più semplici di quanto non ci appaiano. Dall'altra, invece, l'importanza del lavoro, perché questa questione, no, che si diceva prima, ma insomma, perché devo impegnarmi? Perché devo, anche qui devo sforzarmi, non fare lavoro. Ecco, molto spesso quando le persone mi dicono però non è semplice, e perché dovrebbe? Perché dovrebbe essere semplice? La vita è complessa. La verità è semplice, non è questa una doppia bugia, diceva Nietzsche. Anche perché noi tendiamo a confondere il semplice con il facile. Per me invece, e qui adesso sono tornata a guardarmi il libro della Salomè, per me invece il semplice è il risultato veramente di un percorso creativo, esattamente come fa l'artista, che attraverso tutta una serie di elaborazione, di lavoro, di tentativo, poi magari fa gesto semplice, no? Sono tutti capaci di fare il taglio dentro la tela, signore, cos'è che ci vuole? Bisogna studiare età. Sì, cioè, quindi per me il semplice invece è veramente il pezzo quasi conclusivo, che non è mai conclusivo, però della capacità creativa di trasformare il complesso e di addensarlo in qualcosa di polisemico, come potrebbe essere un'opera artistica. E effettivamente, almeno quando lavoro con le coppie, ci sono veramente dei momenti in cui mi scopro stare lì a contemplarli, perché ci sono degli stati di grazia che sorprendono tutti e ci stai di fronte veramente come un paesaggio inaspettato che durante la terapia si apre e stai lì a contemplare esattamente come quando in un museo svolti l'angolo, entri in una nuova stanza e ti appare questa cosa e non puoi che stare lì in silenzio a contemplarla. Volevo proprio vedere se riuscivo a trovare questo passaggio che mi ero segnata di Luca Andrea Salomè, che dice proprio che associa proprio l'amore a un atto creativo. Adesso in questo momento non lo sto trovando. Mi sembrava ecco, ti do solo questa piccola citazione che è: amare e creare sono alla radice identici, scrive Lu Andrea Salomè. No. Sì, appunto, sono due aspetti poietici, no? Cioè della creazione, dell'espressione di se stessi, no? L'arte è l'espressione di se stessi, l'amore è l'espressione di se stessi. E quindi lavorare significa dare forma a se stessi. E per quanto riguarda la semplicità, no? Diciamo che sicuramente il lavoro è un lavoro a togliere, arrivare alla nudità, all'autenticità, quindi veramente a sfrondare molto, no? Per cui diventare semplici può essere complesso. Diventare semplici può essere complesso.
Estremamente, anzi, mi sembra una buona ricerca esistenziale. C'è Nicole Molini che dice, mi ripete il titolo del libro. Il mio, io, questo di cui abbiamo No, parlato stasera, credo io che qui mi riuscire riferisca non al può essere. libro, al titolo di Epicuro che citavi Il prima. nudo, allora, la frase di Epicuro, il nudo piacere di vivere, Sì. che è il titolo di un libro di Romano Madra, che purtroppo è fuori catalogo, per ragioni, diciamo, commerciali assurde, ma è un libro molto bello, magari in qualche mancarella nel libraccio lo trovi. Si trova. Il nudo piacere che esiste. Bellissimo. Bene, Moreno, ci salutiamo. Va bene, grazie di questo, di questa opportunità, di questa strana chiacchierata, nel senso tra me e te, ma con l'eco di tante persone, io non so neanche quante siano, ne vedo, ne scuto qualcuna nella chat Ce ne sono state un centinaio. e mi dispiace dei problemi di interruzione, insomma, che sono capitati, ma appunto così vanno le cose talvolta. Sì. Anche sviluppare una capacità di frustrazione, una sana capacità di frustrazione importante. Io ho iniziato questo incontro con te con la ricerca, il chiedermi chissà che cosa sarebbe successo. Se vuoi ti dico come mi sto sentendo in questo momento, cosa mi è successo. Volentieri. Allora, non ho un'idea nella mente, ma ho una sensazione corporea. A livello del collo e a livello del petto, come se dentro di me si fosse affacciata una sensazione, qualcosa che si è addensato, e ho la sensazione che ci sia qualcosa, una parola, forse un insight, che mi sento come sull'orlo del cogliere qualcosa, e mi piace anche stare in questa piccola tensione del vedere. Che cos'è questo? Come di accudire questa vibrazione che c'è in questo momento nel mio corpo e mi affido al fatto che adesso vado a dormire, sogno e magari questa cosa arriverà domani mattina. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. Vediamo che cosa ci porta la notte. Buoni sogni a tutti. Resta lì, ci sconnettiamo solo, tu resta lì. Va bene. Arrivederci a tutti, grazie mille e a presto. Buona Arrivederci. serata a tutti.